Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Gelato multigusto. Oh, che caldo fa! Perché non venite qui? Si sta freschi! Noi non abbiamo mai caldo. La nostra nube ci mantiene al fresco. Mi sta venendo un'idea per aiutarvi col caldo. Fai presto, perché le mie idee invece stanno friggendo. Wow, il mio cupcake è diventato un gelato! La mia macchina no! Non è delizioso? Sì, però puzza un bel po' di piedi. Nella montagna fantasy mangiamo gelati fatti di oggetti e ci piacciono molto. Il mio è squisito. Fammelo assaggiare. È dolcissimo. Che buono. Me ne dai un po'? Un po' anche a me. Vediamo. Certo che è buono! Sa di cupcake e non di oggetti! Per la verità, io preferisco i gusti di oggetti. Va bene, non vi arrabbiate! Uniamo i miei cupcake con i vostri gelati! Ne ho fatti moltissimi! Credo che se li abbiniamo con questi oggetti, avremo dei gelati che piaceranno a tutti! Mi piacciono le tue idee! Cappella e fragola, capragola! Cioccolato e biberon, cioccoron! Pallone e vaniglia, palliglia! Questo gusto è molto originale! Ecco! Ti rinfresca! Li chiameremo Fusione Fantasy! Andiamo! Prepariamo i gelati e portiamoli alla montagna! Scusate, vogliamo assaggiare anche noi! Anche io! Anche a me! Va bene, prepareremo gelati per tutti! Coney, c'è una sorpresa per te! Ecco, puoi guardare! Evviva! L'ho sistemato in modo da poter consegnare i gelati a domicilio! Sì! Gelati a tutta velocità! Sì! 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 Com'è divertente fare i gelati! Proviamo il sapore di tamburo. Beh, sì! Potremmo fare un gelato con questo! Che bello! Gelati! 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 Vado a fare snowboard! Bene, per ora ho finito. Questo non è il gusto che avevo chiesto. Me lo puoi cambiare? Un gelato a tre gusti. Quando mi fai il gelato? Ho caldo. Uff. Attenzione, ci serve. Cosa? Che succede qui? Beh, non ci sono più cose. Guarda, è rimasto quel frisbee. Fermati, dammi il frisbee. Torna indietro, voglio un altro gelato. Stai male? Cosa ti succede, Coney? Abbiamo esagerato chiedendo troppi gelati. Coney ha fatto tanto per tutti. Dobbiamo essere riconoscenti. Prepariamo una sorpresa. Ci aiutate? Mettiamo qui i nostri oggetti preferiti e... Fusione Fantasy! Trasformali in gelati! Wow! Belli! Sono bellissimi! Fantastico! Tanti colori! Coney, questo è per te. È per ringraziarti. Sì! È il gelato più buono e rinfrescante del mondo! Fantasy Magic Tears! E qui ognuno può prendere il suo gelato! Sì. Com'è che non mi è venuto in mente prima? Sì! 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 Sì. Sì. Io continuo a preferire gelati di oggetti.
10 cuccioli. Ve l'avevo detto che era divertente. Perché cosa ridete? Lua racconta le migliori barzellette di tutta Valle Biberon. Davvero? Anch'io voglio ridere. Anch'io. Ma io non capisco niente. Neanche io. Noi vogliamo capire Lua. Calma, per favore. È il momento di interrogare la nostra indovina. Dina! Oh! Vi stavo aspettando. Come posso aiutarvi? Noi vorremmo... Non parlare. Vorremmo essere in grado di capire Lua. Voi volete capire Lua? Credo di avere quello che fa per voi. Questo no, questo neppure. Aha! Ecco qua! Il casco delle parole. Oh, che bel nome! E i cristalli sono veramente carini. Forza, proviamolo! Forza, Lua, racconta la barzelletta. Come si dice uno scontro tra due carrelli? Scontrino! È davvero forte! Oh, Lucy, lascia che rimanga con noi per il weekend. Sì, per favore, dai! Va bene, rimani. Perché il mare non si asciuga? Perché non ha l'accappatoio. È fortissima! Sono straordinaria! Oh. So fare anche altre cose, guardate! Sono un marziano, sono venuto a invadere il vostro pianeta! Attenzione, terrestre! Sono un robot, bip, bip, bip! Adesso sono un uomo baffuto! Lua, giuro che sei la cosa più divertente che abbia mai visto! Visto che sei stata così brava, ti regalo un gelato di stella cadente! E io ti regalo questo per le bolle ballerine! Io ti regalo una pioggia di brillantini! Lua! 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 Lua, sono venuta a prenderti, dai, togliti il casco! Non voglio, devo fare lo spettacolo! Sono una star del cabaret. Che cosa sei tu? Ci piacerebbe rimanesse qualche giorno in più. È così divertente. Ma adesso deve tornare a casa. Oh, Lucy, dai, non fare così. Lasciala ancora un po'. Va bene, dai. Ricordati anche di me un pochino, d'accordo? Signori e signore, vi presento la superstar Lua. Brava! Sì! Qualsiasi artista ha bisogno di riposarsi ogni tanto. Cosa ci fai qui? Ti aspettano all'albero. Stavo solo giocando. Andiamo, giocherai un'altra volta. Sì! Forte! Adesso ti vogliono sulla nube di cotone. Bellissimo. Dov'è Lua? Dobbiamo trovarla! Ci devi dire come finisce la barzelletta! Non mi va più di fare queste cose! Voglio tornare a casa! Eccola lì! Lua! 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 Un'altra barzelletta! Per favore, il robot! Vieni qui! Lua! 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 Stai bene? Dimmi, c'è qualcosa che non va? Non voglio più dire le barzellette. Voglio tornare a casa con te. Oh, Lua, siamo state troppo insistenti, vero? Ma il fatto è che sei così divertente. Vorremmo passare tutto il giorno con te. Lascia che ti tolga il casco. Dice che tornerà un altro giorno. Adesso vuole solo andare a dormire. Lucy, tranquilla. Ti prometto che la prossima volta ci prenderemo molta cura di Lua. Cry babies, magic tears.
campeggio. È già quasi tutto pronto per la festa del tè. Quanto manca per i dolcetti? Sono nel forno, tra qualche minuto sono pronti. Il mio nuovo servizio del tè piacerà a tutti. Non è meraviglioso? Eh? Ecco che arrivano. Gigi è già qui, andiamo! È ora di... Presto! Dobbiamo andare in campeggio. In un posto bellissimo con delle more enormi. Sì, dobbiamo andare in campagna! Ma io avevo preparato la festa del tè. Chiuti, togli i dolcetti dal forno. Andiamo in campeggio. Vedrai come sarà divertente, ti piacerà. A me non piace la campagna. Ai! Ehi, avete visto Chiuti? È venuta perfetta. La fissiamo bene al terreno ed è fatto. Ma dove stai andando con tutte quelle cose? Ho preso solo l'essenziale. Ma tutto quello non serve per la campagna. La mia bussola sì che è utile. Che assurdità! Lady! Gigi! Noi andiamo a raccogliere le more! Dai, Lady, vedrai che sarà bello! Ah! Pan! Pan! Dove sei? Pan! Lady, dobbiamo andare con loro! Oh, guarda com'è grande! Oh? Scommetto che sono velenose! Io non le raccolgo! Ah! Avvisatemi quando avete finito! Non puoi dormire adesso! Dobbiamo rimanere in gruppo! È molto importante restare insieme per non perderci! Sei proprio incredibile! Lady! Ah! Ah! Lady, non avere paura. Io ho paura? Stavo solo cercando le more. Certo, dobbiamo andare. Si sta facendo buio. Conosco la strada e poi ho la mia bussola. Che fissazione la bussola. Io so trovare da sola la strada di casa. Che cos'è? Attenta, Lady! Devo sempre fare tutto io. Wow! Sei stata fantastica! Vieni! Da questa parte! No, non di là! Seguimi! Che fame! Darei il mio profumo per un delizioso dolcetto di Coney. Ho fame, quanto manca? Gigi! Lady! Grazie a te e alla tua bussola mi sono salvata. Sai, avevo davvero paura. E tu mi hai difeso con il tuo profumo. Alla fine siamo stati una bella squadra, no? Coni. Sì, ma adesso non so dove è Chiuti. Finalmente! Chiuti, Pan, siete formidabili! Alla fine la campagna non è così male! Sì! Grazie mille! Bene. Il mistero.
desiderio del ciuccio incantato. Oh, Spot! Ti ho detto che i cani buoni non abbaiano di notte. Oh, cosa vedono i miei occhi? Sarà la mia immaginazione? È vero! Non avete idea di quello che mi è successo stanotte! Ero così spaventata che non ho chiuso occhio! Ma scusa, i ciucci fatti di diamanti non esistono! È impossibile! E tantomeno quelli che volano! Magari è stato un sogno! Vi dico di no! L'ho visto uscire dalla finestra! Non è la verità, Spot! È tutto molto sospetto! Forza, Spot! Confessa! Dove hai messo il ciuccio di diamanti? Non è stato, Spot! Dotty dice la verità! Sono le fantasy! E a quanto pare sanno qualcosa! Certo che lo sappiamo! Dotty ha avuto un incontro con il ciuccio di diamanti incantato! Vedete? Ve l'ho detto che era così! La leggenda racconta che il ciuccio di diamanti prende vita ogni 100 anni. In lui vive un fantasma dispettoso. Sono i cupcakes, lo spaventano. Un ciuccio incantato? Sembra terribile! Vado a preparare molti cupcake. Calma, non c'è niente da temere. Qui c'è un bel mistero e il detective Cammy sta per risolverlo. Se il fantasma riappare, noi saremo insieme e non avremo nessuna paura. Continuo a non credere a una sola parola. I fantasmi non esistono e ve lo dimostrerò con questo travestimento. Ehi, non dormire! Su, svegliati! Guarda, ho portato bibite e dolcetti per proteggerci. Grazie, Connie. Ma no, non sono da mangiare, sono per spaventare il fantasma. Ma sono così deliziosi che non ho più paura. Dietro di me, è vero? Aiuto! Oh no, a quanto pare i miei dolcetti non mi spaventano. Sono buonissimi. Ma il fantasma non doveva avere paura dei dolcetti? Ci hanno creduto! E a noi rimangono i dolcetti! Dovevate vedere la faccia di Dotty quando ha visto il ciuccio! Adesso è tutto molto chiaro! Con il trucco dei fantasmi volevano ottenere i dolci di Coney! Si meritano uno scherzetto! Bene! Vado alla valle a prenderne altri! Sì, per me alla fragola, grazie! E a me al cioccolato! Vado e torno! Adesso! Eccovi altri cupcake! Fantasmi burloni! Battute dai cupcakes! Questa sì che è una leggenda! Ci perdonate? Era solo uno scherzo! Prendi! Vi regalo il mio ciuccio di diamanti! Grazie tante! È stato molto divertente! Io adoro investigare! Altri dolcetti? Guarda che bella lacrima blu! Yeah!
giorno senza poteri. Oggi sorveglio la fontana! Sì! Avete visto che piroette? Quello che abbiamo visto è che voli come una matta. Tutti i giorni la stessa cosa. Devi essere più tranquilla. Stavo per rimanere senza il mio fiore. E io senza la trombetta. E io invece mi stresso. Pensavo che vi piacesse come volavo. Ma vi creo solo problemi. Sono proprio una frana. Va bene, non volo mai più. Così non darò fastidio a nessuno. Senza volare, l'aria si fermerà e sulla montagna fantasy nulla si muoverà. Prendimi! Oh, Jenna, guardami! Lasci i marshmallow nel forno. Me li puoi controllare, per favore? Torno prestissimo. Va bene. Se senti un rumore, scendi volando e spegni il forno, d'accordo? Sì, sì. Ho dimenticato la trombetta. Me la porti al volo, per favore? No, non volando. Portagli a casa mia, prendi! È vernice per i pennelli magici! Devo andare al lago! Grazie! Vuoi assaggiare? Sono gusti nuovi! Vuoi? Va bene! Cosa dovevo fare? Ah sì, la trombetta! Ah! Oh no! La vernice di Rosy! I pennelli magici! Stanno usando il gelato! Cosa combino? I marshmallow nel forno! È un incubo! La trombetta! Vieni qui, datela! No! Guarda sulla vetta, c'è un dono che ti aspetta. È per me! Non ti rendi conto? Non avevi mai smesso di volare! E quando l'hai fatto, tutte le cose si sono fermate! I tuoi voli muovono il mondo! Devi tornare a volare! Ma quando volo, causo problemi! E io non voglio disturbare! Non volerò! Non si tratta di questo! Volare fa parte della tua natura! Devi solo stare un pochino più attenta! E basta! Allora, vola! Subito! Fidatevi! Sì! Oh, la trombetta! Continuerò a volare!
mondo. Oh. Oh. Ah. Guarda! Ah. L'ho quasi preso questa volta. Sì, sì, quasi preso. Oh, Gigi e il mega lancio! Prendi! Ah. Non ridere! Non è colpa mia! Adesso vedi! Oh? Oh, oh, chi sarà? Ha un bel costume! E ha anche la corona! Non toccatela! È una fantasy! Una cosa? Sì, l'ho letto su un fumetto! E adesso so tutto sulla montagna fantasy! Forse tu sei un po' fantasy! Oh? Poverina, dai, forza! Portiamola a casa mia! Però adesso basta. Devi accettarlo. Non puoi volare. Ehi, sto imparando. Ma quello che so fare molto bene è fermare il tempo. Ah, fermare il tempo? Che potere! Questo è un potere. È buonissimo. Andiamo, dobbiamo trovare Feli. Ciao. Fate un po' di spazio. Ma dove mi trovo? Nella valle. E tu chi sei? Io sono Feli. Bene, ma tu? Da dove vieni? Dalla montagna fantasy. Dal portale. Oh, mamma, deve essere stato il colpo alla testa. Non sta bene per niente. No, no, fermati. È una fantasy. Quindi, tu hai poteri? Puoi volare? O scomparire? C'è uno scivolo sulle nuvole? Eccola qua. Oh, tranquilla. Forza, andiamo! Oh, wow! No, aspetta! Feli, come si fa ad andare sulla montagna? Attraverso il portale. Cerca un cuore alato. Non sempre sarà facile vederlo. Batti le mani 3 volte. Porta le mani alla testa. Poi alla vita, salta in avanti, salta indietro. Più ti muoverai e prima si aprirà. Poi grida. Un passo qua, un passo là e il portale fantasy si aprirà. Oh, era vero! Allora mi credete adesso? Andiamo tutti alla montagna fantasy! Ma come facciamo a trovare il portale? Arrivo subito! Devo andare a prendere le mie cose. Per avermi aiutato. Fantasy Man!